La rassegna Dire e Fare, vetrina della pubblica amministrazione in corso alla Fortezza d'Abbasso di Firenze. Oggi si è parlato dei compiti dell'ARPAT, l'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente. C'era Gianni Mamoliti. Con 800 dipendenti, l'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale si occupa dal 1995 di prevenzione e controllo di aria, acqua e suolo. Nel 2009, spiega l'assessore regionale all'ambiente Anna Rita Bramerini, una nuova normativa è stata approvata e una carta dei servizi elenca le attività che l'Agenzia è tenuta a svolgere per conto dei vari enti pubblici. Con le nuove norme, gli interventi programmabili sono concordati di anno in anno a livello locale. Sono previste queste conferenze provinciali permanenti che coinvolgono i comuni e che poi confluiscono, cioè fanno confluire le loro determinazioni all'interno della conferenza regionale permanente. Nel corso degli anni la richiesta da parte dei cittadini di controlli sull'ambiente è aumentata a dismisura, mettendo in difficoltà l'agenzia. Noi soffriamo di questo senso di impotenza tutti i giorni, ma in realtà E questa situazione non cambierà, nel senso che sempre di più aumenta la consapevolezza dei cittadini, quindi sempre di più aumenta il bisogno di sapere, il bisogno di essere garantito e rassicurato. Dall'altra parte io credo che sia fondamentale l'autocontrollo e la responsabilità da parte delle imprese, cioè di chi produce pressione sul territorio. Se non c'è autocontrollo, l'autocontrollo deve essere integrato con la nostra attività di controllo. Sempre di più, non adesso ovviamente l'autocontrollo non può sostituire il controllo, ma sempre di più la nostra attività, secondo me, si dovrà risolvere nel controllare nuove situazioni e nel verificare l'autocontrollo di situazioni ormai stabilizzate.